Ho scelto questa bella pagina del Vangelo di Luca, la visita di Maria, cugina Elisabetta, immaginando che oggi Maria visita in modo particolarissimo l'alma dei carabinieri in questa giornata dedicata alla patrona Virgo Fidelis. E il momento di riflessione è necessario per capire il riferimento di Maria con noi e di noi con lei. Mi fermo soprattutto sulle parole che la cugina Elisabetta, certamente ispirata dallo Spirito Santo, ha proclamato quando Maria è entrata nella sua casa, ad entrare sulle montagne di Giuda, vicino a Gerusalemme, dopo aver affrontato un viaggio abbastanza lungo, soprattutto per quel tempo, dalla Galilea a Giuda. Elisabetta proclama a Maria benedetta tra tutte le donne, perché la chiamata Maria era piena di grazia, santa di tutti i santi, perché doveva, secondo il piano misterioso di Dio, ricevere nel suo tempo il benedetto Gesù, colui del quale Dio Padre ha posto tutte le sue compiacenze, tutto il suo amore. Perché la madre di Gesù è stata salutata da Elisabetta con questo nome? Maria, la benedetta tra tutte le donne, perché porta la benedizione di Gesù, il Figlio di Dio. Noi oggi rivolgiamo a lei il nostro sguardo, perché per sé, in modo particolare per la comunità cristiana, per tutti i credenti in Cristo, che ha il compito di portare a tutti gli uomini il Salvatore. A lei rivolgiamo il nostro sguardo perché insegni alla comunità cristiana una forma un po' troppo sedentaria e lenta nel muoversi, insegni ad essere sollecita, fervorosa nel portare il Signore agli uomini del nostro tempo. Per nulla l'Evangelista Luca e l'Evangelista dell'infanzia di Gesù fanno Thank you.
lo sappiamo, sbagliata, ma data la causa incondizionata massima, avendo il suo sì al momento della risoluzione, al di là di tutte le ragioni umane, emotive, razionali, che possono essere passate in quel momento nel suo cuore. La icona della visitazione è preceduta dall'icona dell'annunciazione dell'angelo, quando Maria ha detto sì. Possiamo dire che Maria nell'umiltà ha amato molto il disegno di Dio e molto meno i propri progetti personali. E Dio può venire al mondo come Salvatore proprio attraverso l'atto di fede della sua vita. Maria si dichiara così. Ecco che sono la serva del Signore. La comunità cristiana deve continuare a vivere questo abbandono di fede, questa fiducia nel Signore. E siamo chiamati come credenti in Cristo, anche noi, a dire il nostro sì, con fiducia in Dio. Certo che la fede lascia spazio alla realizzazione del piano di Dio in noi e attorno a noi. Se abbiamo questo atteggiamento di fiducia, direi anche di abbandono nel Signore, allora come noi possiamo cantare con Maria il Magnifico che è stato proclamato dopo la prima lettura ed è stato anche letto nei primi versetti dopo il Vangelo del Vangelo. L'anima mia magnifica il Signore e sia lieta il mio spirito in Dio mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me lo Dio e santo è il suo dalla fede, presa come fiducia piena del Signore, si passa al valore. Perché tutto è da Dio. E se pensiamo bene, quanti doni di amore, di grazia, di misericordia Dio ci fa continuamente, anche in questa giornata. E allora ecco l'atteggiamento della riconoscenza, della ringrazione. La nostra preghiera purtroppo si riduce solo a richieste, talvolta persino di cose banali o inutili alla nostra vita umana e cristiana. Abbiamo forse dimenticato la preghiera di ringraziamento. Ma Maria ci insegna ad avere questo atteggiamento nei confronti del Signore e soprattutto ci insegna ad accettare i doni continui che il Signore ci fa e ringraziare sempre. Ancora si è fatto un grande dono, celebrando l'Eucaristia questo dono che sarà e già e sarà presente in mezzo a noi anche nel Padre e nel Dio sacrale. Questo dono si chiama Gesù, nostro Salvatore, che noi continuamente abbiamo bisogno di accogliere nella nostra vita, proprio perché la nostra vita sia realizzata in pieno secondo il progetto di Dio. Perché Dio non ha avuto solo un progetto per Maria, ma ha avuto un progetto per ciascuno di noi. Nella nostra vita familiare, nella nostra vita professionale, dobbiamo essere capaci di accogliere questo progetto che Dio ci ha dato. E ci insegna ad essere così, a vivere così. Questa è la vocazione cristiana. Dolcissima, rigorosissima, madre di Dio nostra.
Noi, carabinieri d'Italia, a te leviamo il diretto pensiero, fiducioso la preghiera e fervido il cuore. Tutte le nostre regioni invocano, confortatrice e correttrice col titolo di Virtus Fidelis, tu accoglielo nel nostro proposito di te e fate vigore luce della patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consigli il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani.